sedute in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 33.269,77 punti. Sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 10.914,8 punti. Tokyo riportò un guadagno dello 0,40%, terminando a 25.820,8 punti. Shenzhen è protagonista di un vigoroso rialzo, più 2,13%, archiviando le contrattazioni a 11.332 punti. Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,31%, in colore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo meno 0,46%. Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto tecnologia, che riporta una flessione di meno 0,60%. Andamento annoiato per SeSa, che scambia in ribasso dell'1%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei prezzi al consumo, sia per la base mensile che per quella annuale. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI Servizi, che degli occupati ADP,